La buona notizia di queste ore dalla quale partire è senza dubbio che dopo l'allarme della CGIL sono partite delle interlocuzioni con la Dompè anche a livello nazionale, sia per il mantenimento dei livelli occupazionali che per il premio produttività. L'azienda farmaceutica che ha sede anche all'Aquila era intervenuta nel dibattito con una nota ufficiale spiegando le sue ragioni sul mancato rinnovo di 30 contratti di somministrazione. Scendono i volumi produttivi e la Dompè sceglie in sostanza di difendere i dipendenti diretti. Questa in estrema sintesi era stata la loro ragione. Durante la pandemia, ha spiegato l'azienda, il fatturato legato ai prodotti respiratori è sceso con una riduzione del 43% della produzione di sciroppi e gocce nello stabilimento aquilano. Per questo ha scelto di non ricorrere a cassa integrazione per i dipendenti diretti, rinunciando al rinnovo di alcuni contratti di staff leasing e di servizio esterno alla naturale scadenza. L'azienda farmaceutica ha riferito di aver assunto in Italia nel 2020 ben 121 persone, 55 nel capoluogo, in totale 90 a tempo indeterminato, investimenti notevoli anche in ricerca. La CGIL per prima aveva puntato l'attenzione sul tema, poi anche il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci e il presidente del consiglio comunale Roberto Tinari. Quest'ultimo parla di dramma che va scongiurato, con la politica che deve scendere in campo. Tanto più ha detto che l'azienda ha raddoppiato i ricavi in 3 anni e ha ottenuto fondi per ampliare il sito aquilano. 30 addetti per Tinari, seppur non con contratto diretto, non possono lasciare indifferenti, perché si tratta di 30 famiglie che rischiano di ritrovarsi sul lastrico e di un apparato di dipendenti che vedono ridursi il salario per via del mancato rinnovo dell'integrazione che prevede la premialità per il raggiungimento degli obiettivi. Dopo l'interlocuzione iniziata, ovviamente la speranza è che tutto rientri per scongiurare un altro rischio occupazionale importante in città, che potrebbe lasciare appunto 30 persone a casa.